San Valentino è un'occasione di speranza ovviamente per tutte le aree turistiche e in particolare per l'area termale di Avano Montegrotto che in questa stagione dovrebbe essere nel suo clou. E intanto la prima domanda che voglio rivolgere al presidente di Federalberghi è come sta andando e quali sono, diciamo così, le speranze per questo San Valentino? Sta andando comprensibilmente con la situazione, non sta andando male, nel senso che i pochi alberghi sono circa un 20-22% della presenza di strutture qui ad Avano Montegrotto, hanno deciso di aprire e lo hanno fatto perché effettivamente non riusciamo più a star chiusi, quindi abbiamo assolutamente l'esigenza di cominciare a fare qualche incasso perché siamo veramente in grandissima difficoltà. Hanno deciso, sono circa 20, 22% della forza che abbiamo qui ad Avano Monterotto e ci siamo, come dire, autoregolamentati, consentendo l'accesso grosso modo del 60% della occupazione che noi possiamo avere nelle nostre strutture, proprio perché vogliamo mantenere al massimo il livello di sicurezza, di distanziamento sociale come richiesto dalle norme, e anche di tranquillità per i nostri ospiti. Quindi, grosso modo, in questo periodo noi potremo contare su circa 2.500 arrivi per un totale che va dalle 5.000 alle 7.500 presenze per il nostro territorio. Una boccata di ossigeno senz'altro per un territorio che sta soffrendo molto. Lei ha detto, ha anticipato tutto dicendo abbiamo la necessità assoluta di aprire e sembrano anche poche le strutture rispetto al più di 100 credo siano in totale gli alberghi Esatto, dell'area, quindi. questo non può trarre in inganno il fatto che solamente queste poche strutture abbiano deciso di tenere aperto, raggiungendo il tutto esaurito per quella percentuale che si è insieme concordato per avere la sicurezza, come vi dicevo prima, non deve trarre in inganno. La situazione è serissima perché già lunedì avremo un crollo praticamente quasi arrivare allo zero delle presenze dei nostri alberghi, fatta eccezione per i nostri concittadini veneti che desiderano ed effettuano le cure termali perché fanno un turismo termale di prossimità. Perché noi dal governo non abbiamo ricevuto praticamente nulla. Anzi, la beffa che continuiamo ad essere i destinatari della richiesta di pagamento di Tari e di molte altre tasse, sia a livello locale che a livello comunque nazionale, pensi solamente alla RAI, alberghi che sono stati chiusi dal 9 marzo dell'anno scorso ad oggi. Parliamo di quanti posti di lavoro e di quante strutture che sono a questo punto realmente anche a rischio. Dunque, se da una stima che noi abbiamo fatto, ma certamente è una stima, noi pensiamo che sul territorio siano già stati persi almeno 1.000 posti di lavoro. Tenga presente che con questi 1.000 posti di lavoro noi abbiamo perso 1.000 professionalità.